Presidente, come risponde agli attacchi sullo Ius Soli? Grazie. In una fiera di Rimini blindata tra elicotteri, scanner, metal detector e cordoni umani, il premier Gentiloni ha invitato i giornalisti alla kermesse di Comunione e Liberazione. Il primo pensiero dal palco del meeting è stato per Barcellona, la Catalogna e le vittime italiane. Poi ha parlato di terrorismo, lavoro e legge di bilancio, immigrazione e solo un rapido passaggio sullo Ius Soli. Il governo, alla luce di questi risultati, non deve avere paura di riconoscere diritti e di chiedere rispetto di doveri a chi giunge in Italia e ancor più a chi in Italia è nato e studia nelle nostre scuole. Gentiloni tiene il punto sul fatto che la legge debba essere approvata, ma fa capire che il governo non si affannerà per rimetterla all'ordine del giorno politico, lasciando la decisione al PD e al suo leader Matteo Renzi. Molto netti invece i passaggi sull'accoglienza e l'immigrazione. E io rivendico al governo italiano, che certo non accetta da nessuno lezioni in campo umanitario, che l'Italia ha difeso l'onore dell'Europa sulla questione migratoria. Favorevole allo Ius Soli? Sì, ma bisogna capire bene di cosa stiamo parlando. Mi sembra un principio di civiltà da un certo punto di vista, credo che debba essere regolamentato. Il problema è che molte volte chi va in un altro paese non sa integrarsi, fosse così facile non avremmo problemi. Non sono d'accordo, perché gli italiani sono quelli che nascono da genitori italiani. Darla a tutti indiscriminatamente mi sembra sbagliato. Sul pericolo terrorismo Gentiloni non ha negato che l'Italia non possa sentirsi al riparo e ha strappato applausi quando ha detto: i terroristi non ci costringeranno a rinunciare alla nostra libertà. I terroristi stanno cambiando le nostre abitudini. È difficile non avere paura.